come settare da 0 a 100 tutta la nostra attrezzatura da traino con il vivo. Bene, quest'oggi imbobineremo il mulinello, vi farò vedere un pochino di trucchettini, quindi da 0 a 100 tutto quello che va fatto prima di uscire in traina col vivo, con l'attrezzatura ovviamente nuova. Video un po' particolare, non perdetevelo fino alla fine, ci saranno dentro tanti trucchetti e sicuramente verso la fine anche qualche codice sconto, quindi mi raccomando, ci tengo molto. Incominciamo subito dicendo mettete un like, condividete il video e iscrivetevi al canale, che è molto importante. Nel frattempo, un saluto a tutti i miei bellissimi amici del canale YouTube. Io sono Stefano Adami, ma partiamo subito con il video. Vai! Inizieremo imbobinando il bambino che verrà stressato quest'estate. È già un po' che lo testo, è un mulinellino nuovo, sempre di Omoto, è il Talos NTS Wide, è un 12 libbre, e adesso vi faccio vedere come lo imbobinerò. Io ho deciso di abbinarlo alla mia fedelissima Fenice 10 libbre. Vi faccio vedere la bobina, che è molto ampia. Apro una piccola parentesi: tra qualche giorno uscirà la recensione, la video recensione di questo mulinello, quindi poi ve lo racconterò bene. Qua sopra nelle schede vi metterò il link alla nuova rubrica che sta per incominciare, che si intitolerà Il prodotto furbo della settimana. Quindi una puntata sarà dedicata a questo Omoto nuovo, già testato da un po' di mesi e va veramente bene, a un costo veramente ridicolo rispetto a tanti altri mulinelli. Faccio anche una piccola precisazione: ho deciso di utilizzare questi mulinelli anche perché io li macino parecchio. Ho provato altre marche molto blasonate, magari che ne so, americane, entra acqua e si buttano via dopo poco. Quindi preferisco utilizzare un mulinello un po' più economico, con una frizione molto progressiva che funziona molto bene, senza andare a buttare via, perché sono veramente buttati via una marea di soldi. Vediamo subito innanzitutto cosa ci serve: un paio di forbicine, grazie all'Apo, queste sono le tue, prima o poi te le restituirò. Treccia: io in questo caso sto mettendo uno 0,25 mm, che è un 44 libbre, è un 25 kg di tenuta. 25 kg di tenuta multicolor 10x10. Sto utilizzando una bobina da 1500 metri. Per il preterminale utilizzeremo un Dinamite Lenze Madri dello 0,60. Perché questo? Beh, semplicemente perché è un filo molto resistente, con una bella elasticità e pochissima memoria. La memoria, soprattutto nel nylon, è un problema nel preterminale. Quindi morbido, grossa tenuta. Morbido perché? Perché comunque il nylon morbido presenterà molto meglio la nostra esca e ci possiamo permettere di salire su uno 0,60. Ragazzi, io poi farò terminali mediamente 0,50, 0,52, quindi il 60 va benissimo. Può andare bene al limite anche mettere uno 0,60 di terminale, perché questo preterminale reggerà molto di più del fluorocarbon 0,60. Ricordatevi sempre che la parte più debole deve essere il terminale, altrimenti se attaccate con gli ami su uno scoglio, se vi si spacca il preterminale in mezzo al mare, sono problemi. Con un altro filo, anche un po' più spesso, questo è uno 0,75 che avevo, faccio il fondo, in maniera che se dovesse finirmi il trecciato, calcolate che metterò 500 metri di trecciato qua dentro, quindi sarà dura a finirlo. Andremo a mettere un po' di fondo di questo molto spesso. Passiamo nel primo anello della nostra bellissima Fenice 10 libbre. È una canna che abbiamo progettato insieme ad Artico e, per quanto mi riguarda, è la miglior canna da traina col vivo che esista sul mercato. Ne ho provate tante altre e vi assicuro che questa è proprio la mia bambina. Poi potrete dirmi che ogni scarafone è bella mamma soia, però vi assicuro che questa, chi è venuto in pesca con me, poi se ne vendono veramente tante, è veramente una gran canna, senza paragone. Andiamo a mettere la nostra backline, cioè quello che rimarrà sotto il trecciato sul mulinello. Prima cosa, perché lo facciamo? Beh, perché se imbobinassimo con la treccia, il rischio sarebbe che la treccia potrebbe scivolare sulla bobina, mentre il nylon sulla bobina, se poi tirato bene, non scivola. Come lo fissiamo? Ragazzi, semplicemente facciamo entrare e uscire sotto la bobina il nostro nylon, quindi è semplicemente sotto la bobina del mulinello, e andiamo a fare niente proprio di meno che un uni. 1, corto, 2, 3, 4 e 5. Sono anche tanti 5. Adesso vediamo quanto diventa voluminoso. Andiamo a serrare questo nodo, lo omettiamo, scusate, ma visto che poi con questo ci devo andare a pescare, ometto veramente. Tiro, vado a
stringerlo in fondo, vedrete che si andrà a creare un nodo a stringere qua. Lo andiamo a tagliare abbastanza a pelo. Tac. Adesso il trucco sarà andarlo a mettere nella zona centrale del mulinello e di coprirlo completamente. Preferisco mettere un pochino di fondo, senza esagerare, di un diametro interessante fino a portare a livello il mulinello. Ma adesso vi faccio vedere subito. E andiamo a fare una basetta, cioè io non voglio che la parte a V sia riempita di treccia, ok? Io tendenzialmente cerco di riempire questa parte bassa perché non voglio che la treccia vada a finire qua. Non lasciate spazi dove si possa andare a infilare la treccia nel nylon. Vedete che sono andato a fare una base omogenea e bella liscia. Non dobbiamo dare la possibilità al trecciato eventualmente di finire dentro le scanalature del nylon. Quindi deve essere messo in una maniera molto molto omogenea. Qua vedete che neanche uno spillo ci passa qua in mezzo. Prima di ovviamente giuntare il nylon che rimane sotto come backline al trecciato con un PR, e vi spiego subito perché con un PR. Con un PR per il semplice motivo che se noi facessimo un unituni, che è un nodo molto veloce da fare, lo 0,75 che accende dentro la bobina diventerebbe troppo voluminoso. Cosa succederebbe? Ci troveremmo sì sotto tutto il trecciato, ma comunque ci troveremmo un nodo voluminoso sotto al trecciato. Cosa succede? Se dovessimo per caso andare verso la fine del trecciato, questo nodo potrebbe ingombrarci e far bloccare la treccia all'interno del mulinello, e in quel caso lì spaccheremo tutto. Quindi mi raccomando, non fate questa cosa qua. Fate un PR in più, adesso poi alla fine del video ne vedremo tanti di PR, quindi non ci sarà nessun problema a realizzarlo. Nel frattempo qua in alto io vi mando le immagini velocizzate di come ho fatto il PR, e ne approfitto per dirvi quali sono le alternative che potete avere per imbobinare, quindi per far scorrere fluentemente la treccia che state imbobinando. Allora, ci sono moltissimi trucchi. Se avete piccoli tagli di trecciato, quindi se avete una bobina da 300 metri o se avete una bobina da 500 metri e sapete che ci starà tutta, potete semplicemente mettere la bobina all'interno di un secchio con dell'acqua dolce. Ora io non lo faccio perché lavorando con una bobina da 1500 metri va da sé che non la voglio bagnare tutta. Ci sono altri sistemi. Se siete da soli e nessuno vi dà una mano, pentola o secchio con dell'acqua e utilizzate questo sistema qua. Questo è un coperchio con, vedete che qua c'è un foro per lo sfogo del vapore. Se voi fate passare il trecciato qua dentro, poi andate a coprire un secchio e mettete dentro l'acqua la bobina, imbobinerete perfettamente perché il filo uscirà da qua dentro e avrete comunque la tensione che vi dà un po' l'acqua, un po' di tensione la farete con le dita e ci siamo. Ovviamente esistono anche dei sistemi che mantengono le bobine e gli danno una frizione, quelli per esempio da pochi euro che si attaccano con la ventosa su una superficie, per esempio, oppure altri sistemi con delle morse un pochino più professionali che vi daranno la possibilità di. Io quest'oggi ho la possibilità di farmi aiutare da un'aiutante che rimarrà misteriosa. Quindi vedete solo le mani, è la mia mamma, ma non lo dite a nessuno. E vi faccio vedere con la matita, classico sistema della matita, come fare ad imbobinare. Quindi, ricapitolando, abbiamo messo una bella base nella V della bobina del mulinello di nylon bello spesso. Eseguiamo un PR per congiungerlo alla treccia, e adesso andiamo semplicemente a contare i metri. Visto che utilizzo un trecciato multicolor che cambia colore ogni 10 metri, basterà contare i colori e quindi si conteranno anche 10 metri, di 10 metri in 10 metri. Se qualora non voleste mettere o non aveste la possibilità di mettere un multicolor, ci sono in vendita delle baracchette, perché sono veramente delle baracchette, ragazzi, però fanno quello che devono fare. Non usateli in mare, non usateli in pesca perché sono pericolosi, si piantano, ma potete comprare con neanche 10 euro un contametri. Adesso vi farò vedere con l'ausilio della mia assistente e di una matita come si imbobina tradizionalmente il mulinello. Questo video è un tutorial dove vi faccio vedere come preparo da 0 a 100 il mulinello, quindi insomma questa parte qua è una parte che più o meno conosciamo tutti. L'importante è poi quello che succede dopo, quindi pre-terminale, gli stop per il piombo sul terminale, quindi queste sono cose che vedremo tra poco. Ritorniamo al nostro imbobinamento. Matita, ok? Si andrà a inserire la matita all'interno della bobina e la persona manterrà la matita con le mani, e con i pollici 1 e 1, 2 si cercherà di mantenere un pochino di tensione. Quindi adesso incominciamo ad imbobinare. Ok? E distribuiamo bene il filo.
e avanti così fino ad arrivare qua. Ok, 500 metri li abbiamo imbobinati. Dito nero. La bobina non è pienissima, adesso ve la faccio vedere. Perché? Perché sopra andrà anche il preterminale. Non gradisco riempirlo a tappo. Arrivo dove una manovellata mi dà una forza giusta e una lunghezza di recupero giusta, ma non sto mai a riempirlo a tappo. Perché riempire a tappo un mulinello significa anche poter finire con il trecciato dentro la guancetta. Insomma, ci lascio sempre quel mezzo centimetro che mi serve per evitare sorprese, e poi soprattutto perché metto del nylon spesso sopra, quindi ho bisogno comunque che questo nylon si distribuisca bene. Vedete che qua io ho lasciato un bel po' di spazio. Questo spazietto qualcuno potrà pensare che sia esagerato, ma una volta che ci metteremo sopra il nylon, che rispetto, come potete vedere, rispetto al trecciato ha uno spessore importante e ce ne metteremo un po', dovremmo proprio essere, non vi dico al limite perché non mi piacciono al limite, non so se notate, ma all'interno tutti i mulinelli hanno una guancetta. Il trecciato è talmente sottile che potrebbe, ora è difficile, ma potrebbe finire nella guancetta, e quindi io cerco sempre di non riempirlo proprio a tappo. Adesso incominciamo la serie dei 1000 PR, come la chiamo io, no? Andremo a realizzare ovviamente un nodo PR per andare a, teniamo bene la frizione, ragazzi, non deve scivolare, perché se vi scivola una spira nel mulinello sono problemi. Andiamo quindi a caricare il nostro top knotter di Top Game. Ci andiamo a prendere una quindicina di giri più o meno, ragazzi. Calcolate che per fare il PR 15, 1, 2, 3. Il bobbin knotter l'abbiamo caricato, appaiamo il filo. Andremo a fare un nodo lungo più o meno così. So che è esagerato, ma a me piace fare i PR esagerati. Io lo voglio sentire passare negli anelli della canna. Un po' di spire a scendere, 15-20 spire. Vediamo le spire di qua. Ok, partiamo. Lo faccio sembrare molto facile, non lo è, bisogna farci un po' la mano. Soprattutto uno dei trucchi che mi sento di consigliarvi di più per quanto riguarda il nodo PR è il settaggio del bobbin knotter. Quindi il bobbin knotter ha una frizione, se dovete settarla perfettamente. Ribadisco, se volete che parliamo, magari faccio un video di un quarto d'ora o di 10 minuti sull'utilizzo del bobbin knotter, ho tante cose da raccontarvi. E abbiamo fatto un PR pressoché perfetto. Vado a fare la chiusura. 1, 2, 3, 4 e 5. Riporto a pari il filo e, come ho dato, tolgo e vado a coprire. Vi rimane l'asolina, prendete questo, lo tirate, zac. Ora il PR è perfetto, ma il PR non è ancora finito, perché passando negli anelli, cosa può succedere? Può succedere che si sleghi. Quindi noi tagliamo a filo, goccino di colla, fare questo lavoro qua. Poi bagno leggermente le dita, mi piace fargli un attimino di idro, chiamiamola anello dinamicità, ok? Niente che niente. E questo è il PR come deve venire, questa è una tenuta del praticamente del 100%. Vi ho sempre raccontato, mi raccomando ragazzi, imparate le vostre misure. Perché? Perché io so che dall'attacco qua a tensione totale, questo per me è 1 metro. Okay, quindi andrò a fare 30 bracciate così. Tagliettino, e adesso cosa dobbiamo fare? Trucchettone dello zio. Abbiamo passato tutto il filo, adesso lo dobbiamo ripassare dall'altra parte, perché sennò facciamo le cocche imbobinando nel mulinello. Ok? E nel frattempo lo ricontrolliamo. 1, 2, 3. 11. All'undicesimo metro andremo a fare questo lavoro qua. Ci facciamo un segno e vado ad eseguire un
Io li chiamo, ma tanto per ridere, un PR a vuoto. Non serve lunghissimo sto nodo, serve voluminoso. Poi questo andrà a seconda dei vostri gusti. Io faccio 11 metri il primo nodino, ok? Però voi potete decidere ovviamente anche di farlo a 9, a 10, a seconda del periodo. Io spesso lo faccio anche a 5 un nodino. Quando vedrete a cosa serve sto nodino, capirete perché ne faccio tanti. Diciamo che vi svelo un trucchetto per riuscire a pescare con una tipologia di montatura sola, quindi con un preterminale di 25 metri, vi farò pescare sia il dentice d'inverno che il dentice d'estate, che la ricciola, che il tonno, perché con questo sistema, ragazzi, andiamo a spostare i piombi, ok? L'importante è che dalla parte a monte abbiate un bello spessore, ok? Via le eccedenze. Ok, adesso questo nodino qua va un po' ispessito, cioè un po' ispessito, va fissato bene con dell'attaccante. Ha appena finito di asciugare la nostra colla e abbiamo questo nodino fatto stile PR sul nylon a 11 metri dalla girella. A che cosa ci servirà? Ve lo spiego subito. Per andare a fissare il guardiano con questo sistema qua, dovremo utilizzare un prodotto eccezionale che si chiama Jumpa Snap, che è una pinza prodotta da Top Game. Ok, adesso ovviamente ve lo faccio vedere veramente in piccolo. Allora, noi avremo guardiano, il nostro, ovviamente, la distanza che vorremmo, poi ne parliamo. Io, se voi siete d'accordo, e se siete d'accordo, scrivetemelo qua sotto nei commenti, dedicherei una puntata particolare di questa serie sulla traina con il vivo, che tipi di piombature utilizzare, in che condizioni, insomma, quello sarebbe una cosa molto carina, sarà una chiacchierata che dovremmo fare assolutamente. Ora, immaginatevi piombo guardiano, immaginatevi stiamo filando la nostra esca, decidiamo di mettere il piombo guardiano a 11 metri. Voi dovete sapere che la Jumpa Snap ha una scanalatura. Quando noi andremo ad attaccare questo piombo, il piombo si andrà a fermare contro il nodo. Ok, io adesso lo appoggio per farvi vedere bene. Quando il pesce andrà a mangiare, non sentirà il peso del piombo perché scorrerà sulla lenza. Ok? Quindi, no, vi faccio vedere, vi faccio un esempio anche da in piedi. Vedete? Ora, il piombo non è appoggiato. Il pesce mangia, vedete che il piombo scorre? Quindi questo servirà per mettere il piombo guardiano e per poter spostare il piombo guardiano. Quindi il consiglio che vi do, io personalmente in questa montatura farò una legatura a 11 metri, che è quella è la pesca al dentice. Io pesco 11-13 metri a seconda, soprattutto poi dipende anche dal periodo, più è fredda l'acqua, più devo tenere attaccata al fondo l'esca, più devo stare vicino, se no poi mi posso permettere di allungare. Quindi io cosa faccio? Faccio un nodo a 11 metri, spesso, soprattutto per l'inverno o se devo pescare a volentino con il vivo, quindi da fermo, faccio un nodino anche a 5 metri, ok? Quindi sappiatelo. E adesso mi vado a passare tutto il filo che ho messo, vado in fondo e andiamo nella condizione ricciolosa, quindi parliamo di pesca alla ricciola, che come voi ben sapete, mi insegnate, ha bisogno di molto più spazio dal piombo. Ritorno al mio nodone. Allora, io potrei anche andare a fissare il piombo guardiano qua, che scorrerebbe sul trecciato. Ora, il trecciato voi sapete che ha un grosso difetto, che non resiste molto bene le abrasioni. Allora, per evitare questo, io mi prendo 1 metro, 2 metri, e qua mi andrò a fare un altro segnetto. Quindi mi andrò a fare un altro nodino con il mio bobinotter, in maniera da poter mettere il piombo anche qua. E avrà la possibilità di scorrere tra un nodo e l'altro. Avrà 2 metri di corsa, che non farà mai, perché 2 metri sono veramente tanti, ma ci darà la possibilità di non far sentire al pesce la mangiata. Soprattutto, ragazzi, ora il dentice, quando è arrabbiato, mangia e via. La ricciola ha la brutta abitudine di sputare l'esca. Quindi, quando vi ritrovate quelle esche tutte scartavetrate, il calamaro schiacciato e scartavetrato, il pesce squamato e tutto, 90, no, no, 99,9% è la ricciola che ha sentito il piombo o ha sentito la frizione dura. Ragazzi, si pesca sempre a frizione completamente aperta, più del limite dello slittamento quasi per la ricciola, perché se sente tensione,
La ragazza, la nostra Lolita, ci sputa l'esca e quindi non la prendiamo. E avete visto che ho fatto ripassare tutto il filo. Andiamo a finire di bobinare il nostro mulinello. Ci tendiamo bene la lenza. Ricordatevi che anche se hanno poca memoria, soprattutto questo qui, il lenze madri, ha pochissima memoria, come nylon, comunque una tiratina nel metterlo su, soprattutto la prima volta che la diamo. Siamo agli 11 metri, vedete che qua volessi attaccare il piombo, tac, sarebbe un attimo. E andiamo a chiudere il mulinello. In tanti poi mi chiedono: Stefano, ma come vai poi a montare il terminale? Semplicissimo, ragazzi, non utilizzate, e ripeto, non grosso così. Si vede? Grosso così. Aspetta, lo metto qua. Non utilizzate girelle con i moschettoni. L'unica girella che vi consiglio di usare, perché le ho provate veramente tutte, la migliore alla fine è questa Sasame 210A. Io intraina con il vivo per un peso, per il peso, perché è leggerissima, la tenuta che è 55 kg. Io utilizzo la 210A del numero 5. Vado ad eseguire un bel nodino, in questo caso farò un nodo uni, e da qua con un altro nodo andremo a montare il terminale. Ora, il mulinello l'abbiamo imbobinato. Visto che non vi posso proporre un video troppo lungo, direi che per adesso il video lo fermiamo qua. Potrebbe essere una bella idea comunque parlare anche di terminali. Mi raccomando, se questo video ti è piaciuto, un like qua sotto è molto importante, una condivisione ancora di più, commentate a manetta, ragazzi, mi raccomando. Se arriviamo a un tot di like, andiamo avanti con questo progetto della traina col vivo for beginners da 0 a 100. Nel frattempo io vi saluto, e come di consueto vi dico: andate a pescare, andate a pescare, andate a pescare. Alla prossima, ciao!